se dovessimo spiegare in pochissime. In questo momento storico, pensare di sfruttare l'occasione, qualsiasi occasione, per poter suonare dal vivo su un palco, come nel caso per esempio di Radio Italia Live, è ovviamente, per chi fa il mio mestiere, un'apoteosi sensoriale, perché noi normalmente viviamo per fondamentalmente salire sul palco e provare le emozioni che si provano nel condividere la propria musica con il pubblico. E sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. In questo momento particolare, dato che è raro suonare dal vivo, ogni volta che salgo sul palco io personalmente è un po' come se provassi di nuovo le emozioni e l'entusiasmo del principiante. Da sempre arrabbiata, da sempre sbagliata. È importante per noi continuare a suonare dal vivo, siamo felicissimi di essere qui a Radio Italia a fare il nostro concerto. Ma quando canto... Il prossimo futuro è un po' incerto. Io credo molto nei piccoli spazi, nel lavorare magari anche verso poi la primavera estate, appunto proprio a creare delle situazioni piacevoli, anche un po' coccolare il pubblico. Credo che poi insomma questa cosa prima o poi passerà e quindi spero che si tornerà poi in presenza a fare concerti grandi, eventi pazzeschi, e in futuro dove si potrà tornare ad abbracciarci finalmente. Che spreco di tuo mano non mangiarti da un po', possiamo fare fuoco come nelle palio. Sicuramente non è la stessa cosa suonare davanti ad un pubblico e suonare davanti a una sala vuota, però è già qualcosa. Prende bene quando vieni e sorridi, possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Io non vedo come un disvalore le live streaming, per esempio, se si portassero avanti dei progetti abbastanza lungimiranti che possano essere non solo un'alternativa per il momento, ma anche un'opzione futura per quando in qualche modo anche i concerti si potranno fare. Secondo me potrebbe essere il periodo giusto per sviluppare le live streaming, perché secondo me ci sono tante cose belle che si possono fare da quel punto di vista. Storia bella, storia bella.